Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di No Edit, il format di riempimento per non lasciare troppo il canale vuoto, che consiste sostanzialmente in letture di racconti brevi, senza editare, senza modificare la mia voce per renderla più splendida con artifici elettronici che falsano l'opinione di poi chi ascolta. Così, buona la prima, senza tagli e senza censure. E oggi vi presento un racconto, sempre tratto dall'antologia Il libro dei morti viventi, di Edward Bryant, un autore famosissimo, ricordiamo le sue più famose opere come... Ma passiamo al racconto di oggi, dal titolo Un triste ultimo amore allo snack dei dannati. Buon ascolto. C'era una volta una bella fanciulla dai lunghi capelli dello stesso colore del grano maturo. Si chiamava Marta Malinowski e la sua famiglia viveva a Fort Durham da 3 generazioni. Marta aveva 19 anni e aveva trascorso tutta la vita in quell'area di confine dove il Colorado meridionale stempera con discrezione le sue tinte rossicce e brune nel verde cupo delle montagne del New Mexico settentrionale. Gli occhi di Marta erano di un azzurro sorprendente, che poteva scurirsi o schiarirsi in base alla stagione e al suo umore. Il suo stato d'animo aveva iniziato a incupirsi con la caduta delle prime nevi invernali, e così i suoi occhi riflettevano quella condizione. Ora sembravano del colore del ghiaccio che si formava sopra i grossi fanali e i paraurti d'acciaio dei camioncini parcheggiati di fianco allo snack. Lei serviva i tavoli, per uno o a volte per 2 lunghi turni ogni giorno, allo snack cuciara, cucchiaio. I turisti occasionali commentavano spesso ad alta voce che il locale avrebbe dovuto essere ribattezzato Cucaraccia, scarafaggio. Henry Roybal, il proprietario, indicava allora il cucchiaio al neon appeso davanti alla vetrata, il che non faceva una grande differenza per i turisti che raramente sapevano lo spagnolo. Gli abitanti della zona lo chiamavano semplicemente lo snack. Era una costruzione piena di stucchi che nel corso dei decenni era stata modificata e ampliata più volte. La sua caratteristica più degna di nota era anche la gioia e l'orgoglio di Henry Roybal, un'insegna al neon alta 2 metri con la scritta «Qui si mangia», che lampeggiava dal rosso al verde e viceversa, mentre una freccia azzurra indicava l'ingresso dello snack. La bellezza di Marta Malinowski infestava i sogni osceni di molti membri della comunità. Lei era ampiamente insensibile alla cosa e ai sognatori. Ignorava tutti quelli che non aveva un valido motivo per notare. Le sue preferenze andavano in blocco a Bobby Mack, il vice sceriffo. Bobby Mack era sempre cordiale con lei, ma sembrava che tutto finisse lì. Marta si chiedeva se lui non fosse troppo timido per esprimere i suoi sentimenti. Poi c'era Bertie Hernandez, che letteralmente sbavava per Marta. Rozzi ed esuberanti, Bertie e i suoi amici erano fra i migliori clienti di Henry. Marta non era mai lieta di vederli arrivare allo snack, ma un lavoro era un lavoro, e gli affari erano affari in quel mondo di mari d'erba, orizzonti infiniti e statale 159. Un giorno Marta avrebbe messo da parte abbastanza per andarsene, oppure, se Bobby Mack l'avesse voluta, forse sarebbe rimasta. Sapeva essere pratica anche in fatto di romanticismo, tuttavia, conservava i suoi sogni. Gli uomini osservavano le fragili vecchiette che battevano e graffiavano inutilmente contro la spessa vetrata dello snack, le dita dunque sfarfallanti come le ali di uccelli feriti. «A me non sembrano tanto cattive», disse Billy Gaspar, un giovanotto ben piantato con una camicia scozzese rossa da boscaiolo. «Tu non sei un cazzo degli zombie!»
disse Shine Willis, che era di pochi anni più anziano di Billy e di mezza testa più alta. La settimana scorsa ero a Bruce Springs, quando un branco di loro è schizzato fuori da un pullman della Greyhound in centro. Sono più veloci di quanto sembrano e anche più forti, specialmente se hanno mangiato bene. Billy diventò un pochino più pallido. Mangiano la gente. Già, la gente. Bertie Hernandez sollevò gli occhi dal piatto della sua colazione. Portami un'altra fetta di bacon, Marta, disse. E di a Henry di farla spessa e ben cotta. La radio sopra il registratore di cassa strombazzava la cover dei Beat Farmers di Sweet Jane. E spegni quella merda, voglio sentire qualcosa di decente. Per esempio. Chiese qualcuno lungo il banco ricoperto di formica. Conan Twitty, quella è musica come si deve. La radio rimase sintonizzata sulla stessa stazione. Alla canzone dei Beat Farmers seguì Crazy Lemon di Joe Meglio. Cosa ne facciamo delle nonnine? Ely. Da dove vengono? Disse Billy Gaspar. Le sue dita tormentavano una tazza intatta di caffè che si stava raffreddando. Da Eventide Manor, quasi tutte. La casa di riposo. Shine fece una smorfia priva di allegria. Direi che stanotte uno zombie è passato a far loro una visitina. Troppo Dobbiamo ucciderle. vecchie da scopare, troppo dure da mangiare. Il colorito di Billy sembrò passare dal bianco al verdognolo. Qualcuno più vicino alla vetrata disse: Vedete la seconda a sinistra? Quella è la vecchia signora Davenport, la nonna di Kevin. Quella al centro, disse Bertie Hernandez, è mia madre. Merda, togliamoci il pensiero. Girò sullo sgabello e si alzò con un solo movimento fluido. Estrasse la grossa 357 Magnum dalla fondina e controllò il tamburo. Bell'arma! Disse Michele Spinosa. Sei vecchiette, credo di poterle sistemare. Vuoi una mano? Berti scrollò il capo. Solo se mi daranno un morso, allora sparatemi alla svelta. Sembrava una discussione estremamente naturale. Perché non aspettate tutti Bobby Mac? Disse Marta. Bobby Mac chi? Quella checca del tuo sbirro del cuore, che si fotta! Dovrà cercarsi da solo i suoi zombie da impiombare. Con il naso che arrivava all'altezza del pomo d'Adamo di Berti, Marta alzò uno sguardo gelido sul suo viso. Non dire mai più cose del genere, mai più! Sto Berti la guardò fissamente per qualche secondo. Stai a vedere come sistemo quelle teste morte, tesoro. Se lo spettacolo ti scalda abbastanza la passerina, forse stasera ti porto al cinema a Walsenborg e poi al Motel Six. Berti, non c'è nessun bisogno di parlare in questo modo. Il proprietario dello snack aveva sporto la testa dalla cucina. Ma E non sporcarmi la vetrata. L'ho lavata appena ieri. Sono quelle là fuori a sporcarla. Sangue, pus, ogni genere di schifezza. ok, disse Berti, spostando lo sguardo da Marta alle vecchiette dietro la vetrata. Marta si irrigidì. Poi si voltò verso Henry, il cui corpo massiccio era ancora incuneato nella porta della cucina. Non puoi chiamare Bobby Mac. Henry scosse il capo. Ci ho provato. Alla radio non risponde nessuno e il numero dello sceriffo è occupato. Credo che molti stiano chiamando per segnalare di aver visto uno zombie o due. Mi dispiace, muciaccia. Coprimi le spalle, disse Bertie a Shine. Non si sa mai. L'amico annuì e sollevò il suo fucile Remington a pompa. Bertie sorrise a Marta. Non mi auguri buona fortuna con un bacio? No. Alzò le spalle e si rivolse agli uomini allineati lungo il banco. Qualcuno cerchi di distrarle per il tempo necessario a sgombrare la porta.
In fondo al banco, un cowboy dal viso rinsecchito con un paio di jeans tagliati all'altezza degli stivali e una camicia con i bottoni a perline, avanzò dinoccolato verso la vetrata. Fissò per un attimo i visi delle donne zombie là fuori, poi si girò, abbassò i jeans e mostrò loro le natiche. Gli zombie si affollarono verso quei due prosciutti premuti contro il vetro. «Bifolco!» disse Marta. Berti tolse il chiavistello e schizzò sulla ghiaia. Shine richiuse subito la porta. «Che nessuno mi venga fra i piedi se Berti ha bisogno d'aiuto!» «Sono tutte tue, amico!» disse Miguel Espinosa. «Non ci tengo a conoscere più da vicino quelle signore!» Gli zombie dovevano essersi accorti che adesso c'era carne più fresca, all'esterno e a portata di denti. Tuttavia impiegarono alcuni secondi per voltarsi impacciati e mettere a fuoco Berti Hernandez. Berti impugnava la Magnum nella posizione canonica a due mani, mirando lungo la canna. «Berti!» Il grido fu abbastanza stridulo da sentirsi perfino dentro lo snack. La madre di Berti si tuffò verso il figlio. La bocca della 357 sputò una lingua di fuoco e la nuca della signora Hernandez esplose, spruzzando di sangue e tessuto cerebrale il viso dello zombie subito dietro di lei. Dentro lo snack Billy disse: «Non sapevo che potessero ricordare qualcosa di quando erano umani!» Miguel alzò le spalle. «Questione di riflessi, scommetto! Sai, come i polli che continuano a zampettare dopo che gli è staccato la testa!» Billy non sembrò del tutto convinto. Berti spappolò il viso ai due zombie successivi, schivò un quarto che aveva avuto l'astuzia di attaccarlo su un fianco e poi infilò praticamente la canna in bocca a una quinta creatura. Il proiettile in uscita scheggiò uno spigolo del tetto dello snack. «Dios! Fai attenzione!» urlò Henry. Berti aveva distolto l'attenzione dallo zombie più astuto. Mentre teneva d'occhio il sesto che avanzava, l'altro superstite si avvicinò tanto da agguantargli la mano che reggeva la pistola. Poi l'ultimo zombie gli strinse le braccia ossute intorno a un polpaccio e cominciò a masticargli uno stivaletto fry in pelle di elefante. «Merda!» esclamò Shine Willis, togliendo il chiavistello e sparando una fucilata non appena la porta si spalancò sotto il suo calcio. Aveva perfettamente a tiro lo zombie che Berti stava tenendo alla larga con entrambe le mani. La testa della vecchia si disintegrò letteralmente e il corpo cadde all'indietro, con qualche sussulto, mentre piombava sulla ghiaia del parcheggio. «Gesù! Mi hai fatto saltare un timpano!» Shine girò il fucile e colpì con il calcio il cranio dell'ultimo zombie, ancora intento a masticare lo stivale di Berti. Ci vollero tre colpi prima che le mascelle della creatura mollassero la presa. «Secondo me era un refuso del libro.» «Cristo!» disse Shine, ansimante. «È peggio di un lucertolone! Gira!» Berti si staccò scalciando dal corpo doppiamente morto dello zombie. «Merda, amico! L'avevo sotto tiro! Potevo farne fuori tutti e due!» «Sì, certo!» Shine ripulì il calcio del fucile sul vestito a fiori della vecchietta. «Se avessi aspettato un altro secondo, adesso saresti uno zombie anche tu. E io sarei costretto a farti saltare quella tua testa fottuta fino all'Arkansas!» Berti non disse nulla. Prese semplicemente alcune cartucce da una tasca e cominciò a ricaricare la Magnum. Quando ebbe finito, disse: «Ok, amico! Ti devo la pelle. Torniamo dentro e ti offro un caffè.» «Mi serve qualcosa di più forte.» Rimasero raggelati per un attimo, quando udirono la sirena. L'auto della polizia di Contea sterzò sull'asfalto e aggredì la ghiaia. Berti e Shine fecero un salto di lato per evitare la spruzzata di sassi. Bobby Mac Quintana scese dall'auto con la pistola d'ordinanza spianata. «Cosa succede qui?» «Fottiti! Henry ti spiegherà tutto!» Si girò e tornò dentro lo snack, seguito da Shine con la canna del Remington appoggiata su una spalla. Bobby Mac rimase a fissarli,
Zombie? Esclamò. Tu che ne pensi, Sherlock? Il vice sceriffo tirò fuori un taccuino e una penna sfera. Cautamente rivoltò un corpo con la punta aguzza dello stivale. Riconobbe il pezzo di viso che rimaneva. Marta osservava da dentro. Il corpo che Bobby Mac stava identificando era quello della vecchia signora Hernandez. Marta la conosceva fin da quando era bambina. La signora Hernandez le aveva letto molte storie dai libri di P.J. Woodhouse che le avevano fornito lo spunto per il nome di Bertie, dal loro protagonista Bertie Wooster. Marta sentì un improvviso sommovimento nel ventre. Riuscì a raggiungere appena in tempo il bagno delle signore. Mentre si chinava sulla tazza e vomitava la colazione, sentì Bertie Hernandez che si lamentava al banco. «Ehi, Henry, porta qui le chiappe! Questo bacon è troppo cotto!» «Bobby Mac, voglio parlarti», disse Marta. Bertie Hernandez e i suoi amici erano sul retro dello snack, in un campo. Avevano ammucchiato i corpi delle sei vecchiette zombie, li avevano innaffiati di benzina senza piombo e adesso si scaldavano i palmi callosi e le dita intirizzite davanti al falò. Il vice sceriffo aveva rammentato loro la recente legge approvata dello Stato. «Chi li uccide, li brucia!» aveva ripetuto un po' sfottente Bertie. «Certo, vice sceriffo, siamo bravi cittadini! Ci faremo un bel arrosto di zombie!» Così ci verrà più appetito per il pranzo. Non posso perdere altro tempo, piagnucolò Miguel Espinosa. Devo andare a lavorare alla Quick Loop. Chiudi quel becco fottuto. Ci penseremo noi, disse a Bobby Mac. Il vice sceriffo restò a guardare per qualche minuto, poi entrò nello snack. Quando Marta disse che voleva parlargli, esitò. Una questione di lavoro? Marta sospirò. Stai scherzando? Voglio solo riposarmi. Per qualche minuto. Bobby Mac si mostrò dubbioso, ma poi alzò le spalle. D'accordo, possiamo parlare. Non qui. Lanciò una voce a Henry in cucina. Ehi, capo! Mi prendo la mia pausa! E senza aspettare risposta, condusse fuori Bobby Mac. Una fredda volata di vento autunnale li seguì per un centinaio di metri oltre la statale e su per una collinetta alberata. Il fumo nero e unto si attorcigliava in spire sopra le loro teste. Marta arricciò il naso. Bobby Mac Quintana aveva un aspetto splendido nella sua uniforme marrone con il suo Stetson in testa. Il cinturone di pelle nera intorno ai fianchi stretti aggiungeva un tocco piacevole. «Volevo solo fare quattro chiacchiere», disse lei, girandosi per guardarlo in faccia. Dovette inclinare di parecchio il viso per incontrare i suoi occhi scuri. «Lo immaginavo», disse Bobby Mac, e sorrise. «È timido», pensò lei. Marta tirò un profondo respiro. «Sarebbe troppo sfacciato chiederti perché non ti piaccio?» Bobby Mac sembrò colto di sorpresa. «Perché non mi piaci?» «Ma tu mi piaci, Marta. Sul serio?» «Non lo dimostri mai.» Lei stessa era stupita dalla propria franchezza. Sapeva che avrebbe fatto meglio a misurare le parole e invece le sfuggivano dalle labbra per conto loro. «Voglio che tu sia più cordiale con me, Bobby Mac.» Il vice sceriffo fece per dire qualcosa, ma gli uscì solo un balbettio. Respirò a fondo e ricominciò. «Non voglio pestare i piedi a nessuno, e credevo che tu e Karl Kramp...» «Karl Kramp?» disse lei incredula. «Cosa poteva aver spinto Bobby Mac a pensare che ci fosse qualcosa fra lei e il figlio del preside del liceo? È solo un imbecille arrapato, proprio come...» Suo padre avrebbe voluto aggiungere, ma si trattenne in tempo. Inutile peggiorare la situazione. Sapeva che i Kramp ballavano la quadriglia con i genitori di Bobby Mac il venerdì sera. «Karl,
Perché pensi che lui e io... Bobby Mac sembrò arrossire. Beh, lui va in giro a dire... Chi? Carl Crump? Il vice sceriffo annuì. Ci mancherebbe altro. Forse lo snack non guadagno molto, ma ho i miei principi. E orgoglio, quasi sussurrò Bobby Mac. Anche quello. Marta si avvicinò e gli strinse dolcemente le mani. Le loro dita si toccarono, calde. Nessun'altra chiacchiera di cui vorresti chiedermi spiegazioni? Bobby Mac la fissò negli occhi. No, disse. Lei avrebbe potuto dargli del bugiardo, ma preferì non farlo. Non voleva pensarci, ma sapeva che in città c'erano uomini che parlavano di lei, che fantasticavano, che magari si vantavano di averla toccata al buio, sui sedili posteriori delle loro auto, nella galleria del cinema di Walsenburg o sull'erba lungo le rive del... D'accordo, disse lei. Non era mai successo. Dio le era testimone che lei li aveva sempre respinti. Tutti avevano detto cose che a prima vista potevano sembrare innocue, ma che significavano qualcosa di ben diverso se esaminate da vicino. «Bella giornata», disse lui, mentre il vento che aveva cambiato direzione soffiava il fumo dei cadaveri fra gli alberi e dritto in faccia a loro. Marta cominciò a ridere e a tossire insieme. Quando poté di nuovo parlare, disse «No, non direi proprio». Anche Bobby Mac scoppiò a ridere. «Già, hai ragione. È una brutta giornata, una giornata davvero schifosa. Tranne per questo». Le sue dita si strinsero intorno a quelle di lei. Marta chiamò a raccolta tutto il proprio coraggio. «Bobby Mac, credi che questa sera ti andrebbe di uscire e fare qualcosa?» Il fumo del falò si arrotolava sopra le loro teste e saliva fra i rami dei pini. Le dita di lui le strinsero le mani con tanta forza da farle quasi male, ma a lei non importava. «Sì, smonto di servizio alle 6. Sì!» Dopo un lungo istante sorrisero tutti e due e cominciarono a scendere verso lo snack. Con quel cielo parzialmente coperto, Henry aveva già acceso l'insegna al neon. «Qui si mangia!» lampeggiavano i tubi luminosi. «Qui si mangia! Qui si mangia! Qui si mangia!» Bobby Mac riconsegnò la Ford della Contea alle 6 e passò a prendere Marta lo snack con la sua Suzuki Samurai. «Andiamo al Bowling Lanes?» disse, lanciandole una lunga occhiata e poi riportando lo sguardo sulla strada. «Certo, benissimo!» «Però stasera non si potrà giocare!» «L'ho sentito alla radio, l'assemblea è alle 7. «Dovremmo fare in tempo a mangiare!» «Vuoi restare per l'assemblea?» «Devo farlo, ordine dello sceriffo!» «Oh!» «Merda!» La samurai sobbalzò sopra qualcosa che giaceva rannicchiato in mezzo alla strada. «Scusa il mio linguaggio, Marta!» Lei non ci fece caso. «Cos'era?» «Sembrava un cane!» Con la testa mancante di un pezzo, ma questo lui non lo disse. «Era già morto!» «Povera bestia!» Marta guardò fuori dal finestrino. «Era tutta rannicchiata come la signora Hernandez questa mattina!» Bobby Mac non disse nulla. «Questa mattina? È così che andranno le cose, da adesso in poi?» «Vorrei saperlo anch'io!» Bobby Mac parlava con parole secche, misurate. «In base alle nuove disposizioni, Bertie può fare quel genere di cose. Chiunque può farle. Sono allarmati per quello che è successo all'est. Con uno zombie non si discute, bisogna sparargli dritto nella testa.» «Non possono essere tutti cattivi. Ce ne sarà pure qualcuno che ricorda di essere stato vivo.» «Forse lo ricordano. Forse è per questo che sono così arrabbiati.» Marta, tuttavia, non sembrava soddisfatta. «Non credo che potrei ucciderne uno se fosse una persona che ho amato.» «Difficile dirlo.» Bobby Mac sterzò verso destra, lasciando l'asfalto. «Io penso che riusciremo a fare ogni genere di cosa se ci fossimo costretti.»
Il parcheggio accanto al bowling del lago Chama non era affollato. Fermò la samurai vicino alla fila di olmi che costeggiava il lato più vicino del parcheggio. Non se lo avessi amato. Come? Scusa, non stavo ascoltando. Nulla. Andiamo a mangiare. Avrebbe potuto mangiare cheeseburger e patatine in qualunque momento allo snack, ma questi erano stati preparati da un cuoco diverso. Avevano un sapore squisito. Una coca a testa e panna cotta con cioccolata fusa per dolce. Verso le 7 la sala del bowling aveva cominciato a riempirsi di cittadini di Fort Durham e della campagna tutt'intorno. Era chiaro che non ci sarebbero state sedie per tutti nell'area davanti alle piste. Così il vecchio McFarland, il proprietario, consegnò scarpe da bowling agli ultimi arrivati. Avrebbero dovuto accontentarsi di sedere sul legno lucido delle piste. Sembra che ci siano proprio tutti. Laggiù c'è lo sceriffo, insieme al sindaco e a quasi tutti i funzionari della contea. Marta li aveva già visti, ma aveva notato anche Carl Crump Jr. e Senior, per non parlare di padre Sierra e del reverendo Beecham, quest'ultimo accompagnato dalla moglie. Sia il prete che il pastore le avevano fatto delle proposte, o almeno era questo che lei era giunta a sospettare. Non avrebbe saputo in quale altro modo interpretare le loro parole e le loro azioni in svariate occasioni. La cosa era sembrata tragica, ben più triste e in un certo senso più sconvolgente delle proposte del preside Crump o di suo figlio. Ma la cosa più strana, ancora adesso, cercava di non ripensarci mai. La proposta più incredibile era stata quella ricevuta dalla signora Beecham, la moglie del pastore. Dopo quel fatto, per un intero semestre, il semestre finale prima del diploma, lei aveva tentato di vestirsi in modo ancora più convenzionale del solito. Non sembrava aver funzionato. Aveva dovuto interpretare ancora sorrisetti e amicamenti. Il sindaco Hardesty alzò la sua mole paffuta dietro il leggio in fondo alla sala. «Cerchiamo di fare silenzio, gente! Prima iniziamo, prima potremo tornare a casa e fare ciò che dobbiamo fare!» La sala si acquietò. «Immagino che tutti sappiate più o meno cosa sta succedendo. Dopo aver ascoltato la radio e la televisione e dopo aver sentito quella signora del Ministero della Sanità all'assemblea della settimana scorsa!» «Non le ha creduto nessuno!» disse Bobby Mac a bassa voce. Marta sapeva che era vero. Solo una settimana prima le storie sugli zombie trasmesse ogni ora dal notiziario della KNBS erano apparse proprio quello. Storie. Era qualcosa di simile a una guerra nell'America centrale o a un vulcano che esplodeva in Asia. Uno non poteva credere a certe cose se non le vedeva con i propri occhi, altrimenti non erano reali. Adesso gli zombie erano piuttosto reali. I fatti di quella mattina lo dimostravano. Il sindaco Hardesty parlò del massacro a Eventide Manor e raccontò brevemente le gesta di Bertie allo snack. «Dobbiamo comportarci tutti da eroi come lui. Dobbiamo proteggerci a vicenda e fare qualcosa di più di quello che è puro e semplice dovere.» «E armare i civili con armi automatiche», disse sarcastico Bobby Mac all'orecchio di Marta. Il sindaco proseguì, tentando di mostrarsi ricco di ispirazione. Poi venne il momento delle domande. Qualcuno parlò dal fondo della zona al ristorante. «Insomma, quanto durerà questa faccenda degli zombie?» «Probabilmente finché l'esercito non riuscirà a organizzarsi ed intervenire in modo efficace.» «Dopo quello che è successo all'ospizio, non sarebbe una buona idea impiantare qualche blocco stradale? Come per una quarantena, mi spiego?» Il sindaco fece un sorrisetto diplomatico. «È probabile che abbiate già visto tutti il notiziario di questa sera. Sia Denver che Albuquerque sono conciate piuttosto male.
Ma fortunatamente per quelli come noi che vivono in provincia, gli zombie non sanno guidare. Però qualcuno è arrivato fin qui e ha fatto piazza pulita a Eventide Manor. Il sindaco aveva l'aria di tentare strenuamente di pensare, restando in piedi. Forse è stato un virus o qualcosa del genere. Alzò le spalle. Qualcosa nell'aria o nel cibo che ci è arrivato da... Pessima mossa, disse Bobby Mac a bassa voce. Sta dicendo un sacco di balle. Gli zombie non possono infettarci con uno starnuto o usando i nostri asciugamani. Devono per forza morderci. Marta rabbrividì e posò le mani sulle sue. L'assemblea cominciò a dissolversi nel caos. La gente urlava domande e opinioni, infischiandosene del martelletto del sindaco. «Usciamo di qui», disse Bobby Mac. Le strinse la mano e la guidò verso l'uscita. Marta vide parecchi occhi seguirli con espressioni incuriosite. Nessuno dei due maschi di casa Cramp sorrideva, però. Neppure il prete. E nemmeno il pastore e sua moglie. «Mi odiano», pensò, un po' a sorpresa di quella rivelazione. «Mi vogliono, ma riescono anche a odiarmi». Fuori, l'aria gelida della notte allontanò il sudore e il fumo rancido del sigaro. Non era necessario che si tenessero ancora per mano, ma continuarono a farlo lo stesso. Attraversato il parcheggio per metà, Bobby Mac le lasciò libere le dita e trotterellò avanti. «Ehi, cosa diavolo state facendo?» Quando Marta lo raggiunse, vide che Bertie Hernandez e i suoi compari si stavano divertendo. «Diamo una festicciola di addio», disse Bertie. «Tu che ne pensi? Non si direbbe che stiamo impiccando uno zombie?» Quella, infatti, era l'impressione che si ricavava dalla scena. Billy, Miguel, Shine e gli altri erano radunati intorno al vecchio Chewie rosso di Bertie. Il camioncino era fermo sotto gli olmi, la sponda posteriore era abbassata e lassù in piedi c'era un uomo completamente legato che Marta non riconobbe. Ma in ogni caso sarebbe risultato difficile identificarlo. Un orecchio penzolava libero, ancora attaccato per una sottile striscia di pelle grigia. Un liquido scuro sibilava e schiumava fra le labbra spaccate. Diversi giri di filo spinato, avvolti intorno alla testa per il lungo, dalla mascella al cucuzzolo, gli tenevano la bocca ben chiusa. Bertie vide che i due nuovi spettatori fissavano il filo spinato. «Dobbiamo impedirgli di mordere! Questo è uno zombie, comprende?» «Avete intenzione di linciarlo? Questo è omicidio!» «Per essere omicidio deve essere vivo!» «Allora è mutilazione di cadavere!» «Oh, andiamo, Bobby Mac, falla finita! Sai benissimo quanto me che non ci sono leggi che proteggono questi mostri. Non è come se fossero una specie in via di estinzione o roba del genere. Devono soltanto morire. Tutto qui!» Chi è?» «Il tizio che ha impestato l'ospizio. Credo che dovesse consegnare la carta igienica e gli asciugamani. È arrivato da Springs, probabilmente. Dopo pranzo, io e i ragazzi siamo andati all'ospizio a dare un'occhiata. Lo abbiamo pescato in cantina che si rosicchiava l'ultimo pezzo di un piede del dottor Jellico. C'erano anche i pezzi di altre persone dell'ospizio.» «Era un frocio!» Marta e Bobby Mac fissarono Shine. Lui alzò le spalle. «Beh, non lo so di sicuro. Ma tutti i corpi che stava masticando erano di uomini. Ha lasciato andare le donne dopo averle uccise. Ecco perché sono scese tutte allo snack.» «Basta con queste stronzate! Bobby Mac, hai intenzione di interferire o possiamo andare avanti?» «Credo che il governatore dica che si può ucciderli se poi vengono bruciati. Ma impiccarlo non servirà molto, vero?» «Servirà! Se si usa una corda da pianoforte come cappio!» Picchiò sul paraurti del Chewie. L'autista avviò il motore, poi tolse la frizione.
Il camioncino partì con un sussulto, lasciando lo zombie a scalciare. Con il peso della creatura bastarono pochi secondi perché il cappio di filo metallico si stringesse vibrando in un nodo, fino a far compiere voli separati alla testa e al corpo dello zombie. La testa rimbalzò per alcuni metri con gli occhi che ammiccavano. Michele Spinosa le mollò un colpo feroce con un badile per irrigazione. «Ehi, Marta! Vuoi sempre venire con me a Walsenburg stasera?» «Non ho mai detto di volerci venire!» Berti andò a piazzarsi di fronte a loro due. «Ha intenzione di farsi un giretto sulla mangiariso del vice sceriffo?» «L'accompagnerò soltanto a casa», disse Bobby Mac. «Vedi di accompagnarla da qualche altra parte!» «Berti!» «Dico sul serio!» Berti esibì un luminoso sorriso. «Per te è il meglio o niente, lo sai, no?» «Andate a bruciare il vostro cadavere», disse Bobby Mac. I due uomini si fissarono. Berti abbassò gli occhi per primo. A qualche metro sotto l'albero, gli altri stavano giocando a pallone con la testa. Ok, finisce qui la prima parte di questo meraviglioso racconto che oserei dire meraviglioso perché mi sta piacendo molto. E quindi vi saluto, io sto registrando che è 1:25 e vi auguro una buona domenica se lo state ascoltando oggi, oppure...